Peregno, nell'ambito di Culturaurum si è tenuto il concerto organizzato dai Premi Internazionali Flaiano in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura del Comune all'Aurum di Pescara. È l'orchestra giovanile 12 Note Città di Pescara, composta dagli allievi provenienti da tutte le scuole della rete 12 Note Alta Fedeltà, sottolinea Carla Tiboni, presidente dei Premi Flaiano, a suonare le musiche del grande compositore Ennio Morricone, che ha composto le colonne sonore dei film più importanti e noti. L'orchestra, coordinata dalla professoressa Manuela Martinelli e diretta dal maestro Riccardo Rossi, è nata come progetto per i giovani ed è stata sempre più apprezzata per la qualità dell'offerta musicale proposta. Attraverso la musica di Ennio Morricone è stato onorato un altro grande protagonista del cinema italiano e mondiale, Ennio Flaiano, concerto che in qualche modo tira la volata alle 2 settimane di eventi dei Premi Flaiano che inizieranno il 27 giugno prossimo. Monumento della musica e un monumento del cinema, accomunati, guarda caso, dallo stesso nome, Ennio, che hanno lavorato in un'epoca straordinaria per il cinema italiano, il primo scrivendo musiche indimenticabili e il secondo scrivendo le sceneggiature tra le più importanti del cinema mondiale, entrambi uomini da Oscar. Per i Premi Flaiano avere contribuito alla realizzazione di questo concerto significa continuare ad andare nella direzione dei giovani, dei talenti da scoprire, da aiutare ad emergere, nella convinzione che fare cultura significhi anche coinvolgere le giovani generazioni e avvicinarli alla musica, al cinema, all'arte in generale, conclude la presidente dei Premi Internazionali Flaiano, Carla Tiboni. Inoltre, anche quest'anno, nella 49esima edizione, i Premi Internazionali Flaiano sono stati insigniti della medaglia del Presidente della Repubblica.